Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. In questa nuova quarantena ho pensato di portare un po' di leggerezza nella vostra quotidianità e portarvi qualche video che potrebbe farvi sentire un pochino meno la mancanza dei viaggi in questo periodo. Per cui eccovi un appunti di viaggio dedicato alle abitudini più strane agli occhi di un occidentale che si possono trovare in giro per il mondo. Spero che possa strapparvi un sorriso se siete in una delle zone arancioni o rosse. In Giappone non è tollerato soffiarsi il naso in pubblico. Mentre in Occidente è perfettamente normale, in Giappone è un gesto di profonda maleducazione soffiarsi il naso appunto davanti ad altre persone. In particolare è assolutamente sconsigliato conservare un fazzoletto sporco, anzi, in Giappone è assolutamente preferibile tirare su con il naso, cosa che in Occidente non è ben vista. In Cina invece è socialmente accettato il fatto di fare un routino per dimostrare di aver apprezzato il pranzo o comunque ciò che si è mangiato. Mentre nel resto del mondo è considerato una cosa di cattivo gusto, rude e poco elegante, in Cina questo è un comportamento tipico, anzi si pensa che faccia bene alla salute ed è quasi innaturale trattenersi. Mentre se siete in un ristorante in Portogallo, mai chiedere sale e pepe. È una cosa che a noi potrebbe sembrare banale, ma in Portogallo è quasi considerato un insulto allo chef perché si considera che abbia lasciato i piatti insipidi. Se siete in Danimarca, invece, potrete imbattervi in lunghe file di passeggini fuori da bar o negozi. Infatti, per i genitori è perfettamente normale lasciare che i figli li aspettino fuori con qualsiasi meteo, peraltro, quindi anche se piove o nevica, mentre loro si bevono un caffè o fanno shopping. In Corea del Sud, invece, è perfettamente normale chiedere l'età alle persone anche appena conosciute. Cosa che in realtà in Occidente potrebbe in qualche caso risultare un pochino imbarazzante. A tavola, in più, sarebbe considerato fortemente irrispettoso, cominciare a mangiare prima delle persone più anziane. In Ungheria, invece, c'è una superstizione un po' strana perché è considerato di malaugurio fare dei brindisi. In Bulgaria e in Grecia, invece, rischiate di andare un pochino in confusione perché i cenni del capo per dire sì e no sono invertiti rispetto a quello che siamo abituati qui. Quello che crea maggiormente confusione è che in alcuni ristoranti e hotel si sono un pochino adattati a quelle che sono le nostre usanze e quindi non si capisce se vogliono dire sì oppure no. Se siete in Australia e Nuova Zelanda e volete prendere un taxi, ricordate di non fare come se foste in Italia, ma sedetevi davanti. Questo perché sedersi dietro, come siamo abituati a fare, è considerato un pochino snob e maleducato. In Russia invece i bouquet di fiori sono un regalo molto diffuso, ma bisogna fare molta attenzione perché i fiori gialli sono considerati di cattivo auspicio e quindi sono assolutamente da evitare. In Germania invece c'è un rito prematrimoniale un po' particolare che si chiama Polterabend e consiste la notte prima del matrimonio, amici e parenti festeggiano davanti alla casa degli sposi rompendo ceramiche e piatti. Gli sposi poi dovranno raccogliere i cocci con le loro mani, altrimenti non avranno fortuna durante il loro appunto matrimonio. I cocci infatti rappresentano le difficoltà che ci possono essere durante la vita di coppia e raccogliendoli insieme gli sposi dimostrano di poter affrontare appunto le difficoltà e le prove a cui verranno messi di fronte durante appunto la loro vita insieme. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, nel caso lasciate un bel like. Se conoscete qualche abitudine un pochino strana agli occhi di noi italiani o occidentali, lasciatela in un commento qui sotto. Sempre qui sotto, ma in descrizione, trovate il link a tutti i miei social per seguirmi in diretta in quello che combino durante le mie giornate. Noi ci vediamo al prossimo video. Have a nice life!